Prendete il Vangelo secondo Giovanni. Se voi, accennavamo già a questi versetti nei giorni scorsi, leggendo la terza lettera di Giovanni, se voi sfogliate le pagine e arrivate alla fine del capitolo 21, l'ultimo capitolo, nella redazione finale del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, ebbene, lì un episodio su cui, se Dio vuole, ritorneremo tra non molto, e il discepolo amico del Signore, che è un personaggio anonimo. C'è una conversazione tra il Signore e Pietro a suo riguardo. Versetto 24. Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti, dunque il discepolo che ha scritto. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Lui, noi, si passa da lui che ha scritto a noi e in qualche modo mette la firma in calce al Vangelo che qui giunge a conclusione, e si passa a un noi che serve a dare voce a un'entità comunitaria, a un'entità ecclesiale. Noi in quanto lettori dello scritto che ci è stato trasmesso, noi in quanto interlocutori di quel testimone che nel suo anonimato ha lasciato a noi un messaggio che noi siamo in grado di interpretare e di apprezzare come merita. Noi sappiamo che la sua testimonianza è vera, espressioni alle quali ci siamo ormai assuefatti. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Tante altre cose si potrebbero scrivere, ma questa pagina che conclude il Vangelo secondo Giovanni ci informa circa il fatto che questo è il Vangelo che il discepolo amico ha messo a disposizione nostra, noi, in quanto siamo tutti chiamati, convocati e incoraggiati a assumere la posizione e condividere la testimonianza di quell'amicizia che caratterizza in maniera inconfondibile il discepolo scrittore. Il Vangelo scritto dall'amico per gli amici. Accennavo a questo già qualche giorno addietro. È il Vangelo scritto come strumento affidato a una Chiesa che nel corso del tempo, passando attraverso tutte le vicissitudini che non mancano mai nella storia umana, è impegnata a trasmettere quella esperienza di amicizia che conferisce all'esistenza umana una identità completamente nuova, dal momento che c'è di mezzo una relazione instaurata ormai con inconfondibili criteri, relazione di amicizia con il Signore. Se voi lasciate adesso lì dove si trova, è naturale, questo versetto, questi versetti conclusivi del Vangelo secondo Giovanni, e ritornate all'inizio del Vangelo, noi incontriamo quella pagina su cui pure abbiamo sostato, anche se molto fuggevolmente, nei giorni scorsi, capitolo primo, quella pagina nella quale, dopo che Gesù è comparso una prima volta e Giovanni lo ha dichiarato agnello di Dio, il giorno appresso Gesù di nuovo, sotto lo sguardo di Giovanni,
capitolo primo, versetto 35, poi 36, e Giovanni dice: è l'agnello di Dio. E ci sono due discepoli, questa volta ci sono due discepoli di Giovanni che ascoltano e si mettono in cammino dietro Gesù. Gesù si volta: che cosa cercate? Dove dimori tu? Venite, vedrete. Andarono e dimorarono, e quel giorno si fermarono presso di lui. Versetto 40. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea. Andrea è il primo chiamato nella tradizione bizantina, questo è il titolo che gli spetta in maniera eccellente. Il primo chiamato è Andrea, fratello di Simon Pietro. Erano due però, l'altro rimane anonimo. È semplicemente un accenno all'inizio del Vangelo secondo Giovanni. C'è un altro discepolo anonimo, come una casella che rimane lì disponibile per qualunque nome che voglia occuparla, e qualunque nome che poi è il nome di ciascuno di noi in quanto lettori, che qui appena appena siamo convocati per dedicarci all'accompagnamento di una vicenda che adesso in queste pagine ci verrà raccontata e descritta. Da questo spazio vuoto, per quanto riguarda l'anonimato del secondo discepolo che si incammina dietro Gesù, a quel discepolo amico del Signore di cui si parla nelle pagine del Vangelo secondo Giovanni, e subito bisogna precisare, nelle pagine che sono presenti all'interno della seconda parte del Vangelo. Vedete, se noi immaginiamo di poter sviluppare il Vangelo alla maniera di un rotolo rappresentato da questo segmento, ecco che possiamo nel Vangelo secondo Giovanni senz'altro individuare due parti, niente di nuovo per nessuno. Prima parte, e nel caso di perdersi nei dettagli, il capitolo primo ha un carattere introduttivo, il prologo, poi i primi giorni per arrivare a sistemare niente meno che un periodo emblematico di 7 giorni, per arrivare poi alle nozze di Cana. E quindi questa prima parte del Vangelo si sviluppa in 3 sezioni che sono tutte caratterizzate da una tensione verso una seconda parte che invece è senz'altro caratterizzata dall'essere definita l'ora della gloria. I segni, le opere, il viaggio, sezioni che sono man mano costruite in una prospettiva che orienta verso l'ora decisiva, ora che non necessariamente coincide con 60 minuti, è l'ora della gloria, l'ora della visita di Dio realizzata nella storia umana, è l'ora della Pasqua, è l'ora, è l'evento decisivo che segna la svolta, che trasforma la storia umana da storia di smarrimento in storia di conversione alla vita, l'ora della gloria. Ricordate, fin dal prologo abbiamo visto la sua gloria, subito dopo il capitolo primo, siamo il terzo giorno a Cana di Galilea, non è ancora la mia ora, dice Gesù alla madre, e così di seguito fino a che è giunta l'ora. Ecco. Fatto sta che il discepolo amico del Signore, il personaggio anonimo che noi abbiamo incontrato qui nel capitolo 21 e che abbiamo intravisto qui nel capitolo primo, e che in questo modo è figura che fa da cornice a tutto lo sviluppo della redazione evangelica. Il discepolo anonimo, così identificato, compare nella seconda parte del Vangelo.
nella seconda parte, in rapporto all'ora del Signore. Però, nella prima parte del Vangelo, secondo Giovanni, compaiono due figure, due personaggi, dei quali si dice che sono amici del Signore, ma non sono quel discepolo anonimo, sono personaggi dotati di una loro identità anagrafica e inconfondibile. E adesso li richiamiamo. Sono comunque, vedete, figure che si inseriscono in questo itinerario di avvicinamento all'ora, sono figure propedeutiche in vista dell'incontro con il discepolo anonimo, il discepolo amico del Signore, così come ci verrà presentato nelle pagine della seconda parte del Vangelo. Il primo di questi personaggi, voi lo sapete già senz'altro, è Giovanni Battista, e il secondo è Lazzaro. Capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni. Nel capitolo 3 l'episodio famosissimo della conversazione con Nicodemo, dopodiché nel capitolo 3 la scena si sposta e i discepoli di Gesù si dedicano a battezzare come faceva Giovanni e come sta ancora facendo Giovanni e i suoi discepoli lungo il Giordano. Ed ecco che Giovanni viene interrogato, è il Battista in questo caso, e nel versetto 27 Giovanni risponde: nessuno può prendersi qualcosa che non gli è stato dato dal cielo. Avete trovato? Sì. Di seguito: voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a Lui. Chi possiede la sposa è lo sposo. Citavo questo versetto prima di pranzo. Chi ha la sposa è lo sposo. Io non sono dunque il Cristo, non sono stato mandato per portare a compimento le promesse. È lo sposo che ha la sposa. E l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Già. Giovanni Battista è l'amico dello sposo, l'amico dello sposo in vista di un evento nuziale. Ora, dice Giovanni, questa mia gioia è compiuta, egli deve crescere e io diminuire, deve crescere e io diminuire. Giovanni l'amico dello sposo, questa dimensione nuziale nella catechesi dell'evangelista Giovanni, in realtà suppone tutta una riflessione teologica piuttosto impegnativa e tutta una rilettura dei testi antico testamentari, è molto rilevante, molto significativa, una dimensione nuziale. Già il primo segno, nozze a Cana di Galilea. Ed ecco, io sono l'amico dello sposo, dice Giovanni, non sono io il Cristo. Io sono l'amico dello sposo, in vista di un evento nuziale che peraltro la predicazione degli antichi profeti aveva annunciato in tanti modi, e in questa prospettiva la messianità del discendente promesso a Davide fa tutt'uno con la prerogativa sponsale di esso, quella figura messianica che nella promessa a Davide viene indicata come colui che renderà stabile il trono, è dotata di caratteristiche nuziali inconfondibili. Pensate al Salmo 45. Salmo 45, prendetelo un momento solo sotto gli occhi. Salmo 45 è il grande canto nuziale, è l'unico vero e proprio epitalamio nel Salterio. E qui: e fonde il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. È l'amico dello sposo che scrive,
è in figura di catechista, in figura di, lui si presenta come scriba, in figura di profeta, descrive la scena. La scena contempla la presenza dello sposo intronizzato, lui, il sovrano che è in attesa, e comporta l'arrivo della fidanzata, la principessa che viene da lontano. Sono i due quadri del Salmo, colui che siede sul trono, lo sposo in attesa e la fidanzata in preparazione, in viaggio, in cammino. È l'umanità che si sta orientando verso l'incontro con colui che è protagonista dell'evento decisivo. Ora vedete che i due pannelli del nostro Salmo 45 sono intervallati da un versetto che adesso possiamo prendere in considerazione, ed è il versetto 10, dove nella mia Bibbia leggo: figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir. Figlie di re ti vengono incontro, vedete fino al versetto 9 la descrizione del sovrano intronizzato, lo sposo in attesa, versetto 10 l'intermezzo, dal versetto 11 ascolta figlia, guarda, l'attenzione è rivolta verso la principessa fidanzata, la fidanzata in arrivo, in viaggio. Ti vengono incontro figlie di re, traduciamo così, in piedi alla tua destra la regina in ori di Ofir. Notate che la regina di cui si parla qui in ebraico è Shegal. Shegal è la regina madre, non è la principessa di Dio. Nelle corti orientali la regina è la madre, perché possiamo ben comprendere, le spose possono anche essere numerose, ma la madre è una sola. La regina è la madre. Shegal poi è anche un cognome, come per noi tra l'altro regina, è la regina madre in piedi alla tua destra. Voi avete senz'altro presente quella composizione iconografica che si chiama Deisis, l'avete in cappella, nel centro intronizzato il Signore, e qui alla sua sinistra in piedi in posizione leggermente inclinata Giovanni Battista, e qui in piedi alla sua destra in posizione leggermente inclinata la madre del Signore. E vedete, questa composizione iconografica serve a dare un orientamento a quello che è lo svolgimento della storia umana, in quanto storia di salvezza, la storia nel corso della quale l'umanità fidanzata si prepara, si riveste e si predispone e viene man mano educata in vista dell'incontro con lo sposo. Ma c'è già l'amico dello sposo che parla con lui di noi, e c'è già la madre dello sposo che parla con noi di lui. Infatti versetto 11: ascolta figlia, guarda, gli spiega alla fidanzata in arrivo a cosa va incontro. Porgi l'orecchio, ascolta bene, ecco, è la madre. Fatto sta, vedete che Giovanni Battista è l'amico dello sposo. Capitolo 3 qui. C'è un altro personaggio a cui viene assegnato il titolo di amico nella prima parte del Vangelo secondo Giovanni, ed è Lazzaro. Lazzaro compare nel capitolo 11, qui. Ricordate il testo evangelico, prendiamolo sotto gli occhi, capitolo 11 di Giovanni, naturalmente,
quando leggiamo che era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Questo non è ancora avvenuto nel Vangelo secondo Giovanni, è come se qui l'Evangelista stesse citando il Vangelo secondo Luca. Conosci il Vangelo secondo Luca e lo sta citando, capitolo 7 del Vangelo secondo Luca. Di questa unzione si parla successivamente nel capitolo 12. Comunque sia, adesso è ammalato Lazzaro e sono ammalate le sorelle presso lui, sono preoccupate. È una malattia che implica tutto un dissesto nella vita familiare, e in più vedete il villaggio di Betania, ci sono amici, conoscenti, una cerchia ampia di persone vicine alla famiglia di Lazzaro, al caso di Lazzaro, a Lazzaro ammalato, e le sorelle mandarono a dirgli, versetto 3, Signore, ecco il tuo amico è malato. L'amico è malato. Lazzaro è un caso esemplare, un ammalato. E vedete, un ammalato che muore, che muore. Gesù è informato, ci aspetteremmo che si mettesse subito in movimento, invece aspetta e aspetta, sembra proprio appositamente, ma già dice ai suoi discepoli: questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio. Versetto 4. Perché per essa il figlio dell'uomo venga glorificato. E Gesù voleva molto bene, vedete, è amico Lazzaro, ma è amica anche Marta, è amica sua sorella Maria, è l'amicizia che lega a Gesù ogni essere umano che si ammala e che va incontro alla morte. Si chiama Lazzaro, ma si chiama anche Marta, si chiama Maria, in questo caso muore Lazzaro, ma è come se presso a lui tutta la famiglia fosse coinvolta nel dramma di questa malattia mortale. L'amico del Signore, il tuo amico è malato. Non stiamo adesso a rileggere per esteso il testo perché ci terrebbe impegnati, è una pagina dotata di un valore straordinario, come già sappiamo per altra via, ma finalmente Gesù decide di recarsi a Betania e i discepoli lo sconsigliano perché ci sono state minacce contro di lui. E Gesù però dice, versetto 14, dice apertamente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là perché voi crediate. Orsù andiamo da lui, è un paradosso. E interviene Tommaso, è Tommaso, sempre quello delle chiavi, no? Tommaso, che è chiamato Didimo, e dice ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Vedete che qui si mette male per tutti. Qui, guarda un po' che guaio c'è in finale, come gli arriva in mente. E per di più dice: è morto? E allora è morto. Dice: no, sta riposando. No, se sta riposando vuol dire che sta guarendo. No, 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 è morto. No. E allora dice: andiamo a morire con lui. Andiamo a morire con lui. Una specie di proposito di martirio, quello che è allo stesso tempo proprio l'espressione di un'incapacità diretta, incapacità nel
nel comprendere le intenzioni di Gesù, che cosa sta succedendo? Che Lazzaro è morto. Allora moriamo tutti qua. Qua si muore, e certo è vero che si muore tutti. C'è l'incontro con Marta da prima, c'è l'incontro con Maria, la reazione delle due figlie, delle due sorelle, meglio, è molto diversa. Marta è una di quelle persone che quando succede un guaio serio, come in questo caso, c'è un morto in famiglia, e subito sa quello che bisogna fare. Maria invece è una di quelle persone che quando è successo un fatto del genere è inchiodata nell'esperienza di un dolore inconsolabile. C'è sempre qualcuno che sa cosa bisogna fare, sa qual è il numero di telefono dell'agenzia funebre, sa come bisogna ripulire il cadavere, sa come bisogna rivestirlo, c'è qualcuno che è subito esperto, sa di queste cose, come si compara, sa subito che è arrivato il fatto, adesso bisogna vivere. Marta. E c'è invece chi, dopo che è morto Lazzaro, appresso a Lazzaro, dichiara di essere morto anche lui, anche lei. C'è tra l'altro un gioco di parole che dice, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, dice Marta. Maria poi dirà invece, se tu fossi stato qui non sarebbe morto il mio fratello per me, perché sono morta io. E piange Maria, piange dirottamente, è bloccata, inchiodata, mentre Marta è dinamica, si muove, si dà da fare, ma il fatto è che è morto. E adesso prendete il versetto 32. Maria, informata dell'arrivo di Gesù, si reca dove lui era giunto e vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo, Signore, se tu fossi stato qui, ecco quel che vi dicevo, non mio fratello non sarebbe, ma non sarebbe morto per me il fratello. E Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse, dove l'avete posto? Gli dissero, Signore, vieni a vedere. E Gesù scoppiò in pianto. Gesù piange, e piange dirottamente, sulla tomba di Lazzaro, sulla pietra della tomba. Gesù versa lacrime torrenziali, veramente un fiotto di lacrime incontenibile. Gesù scoppiò in pianto, traduce la mia Bibbia, giustamente. Dissero allora i giudei, ma vedi com'era amico. Gesù piange per l'amico che muore. Si chiama Lazzaro? Si chiama Marta? Si chiama Maria? Si chiama un ammalato. Con la sua vicenda di tribolazione, di tentativi di cura, di ripresa, di momenti di convalescenza, muore. Lazzaro piange per l'amico che muore, che è morto. Dopodiché togliete la pietra, ricordate quello che succede, e chiama Lazzaro, Lazzaro. Vedete che questo avvenimento che adesso qui ci lascia tutti sorpresi e sconcertati, Lazzaro vieni fuori, scioglietelo. Questo avvenimento è manifestazione clamorosa di quella dimostrazione di amicizia che Gesù ha dato piangendo dirottamente sulla tomba di Lazzaro. Tant'è vero, vedete, che qui nei versetti seguenti veniamo a sapere che, versetto 45, molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di quel che egli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni andarono dai farisei a Gerusalemme e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei si riunirono e li discutono e dicono, ma come possiamo permettere qualcosa del genere? Perché se adesso c'è un movimento di popolo interverrà la polizia romana e sarà un disastro per tutti. E allora interviene Caifa, il sommo sacerdote, non capite nulla, versetto 49, non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Questo però non lo disse di suo,
ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma per riunire insieme i figli di Dio, una prospettiva che ecumenica più ampia di così non potrebbe essere, i figli di Dio che erano dispersi. E da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Vedete che il passaggio decisivo è questo. Gesù viene condannato a morte per il fatto di Lazzaro. E vedete che l'evento che qui si impone nella sua straordinaria originalità è il fatto che Lazzaro sia tornato in vita? Sì, ma fino a un certo punto, perché poi Lazzaro passa un mese, ne passano due, passa un anno, ne passano due, passeranno 10 anni, ma muore un'altra volta, certamente rimuore. Mentre per ogni Lazzaro che muore, Gesù è condannato a morte. Il fatto decisivo è che per dare la vita a Lazzaro, in quanto ha pianto sulla morte di Lazzaro, sulla tomba di Lazzaro, Gesù è condannato a morte. Muore lui! È condannato a morte lui. Vedete che qui non abbiamo a che fare semplicemente con un straordinario miracolo del Signore, per cui quel tale ritornò in vita. Sì, ma poi muore un'altra volta. È vero. Il fatto da registrare riguarda l'amicizia di Gesù per ogni Lazzaro che muore, per ogni povero uomo che muore, per quella famiglia desolata, per la storia dell'umanità che è segnata da questa ricorrente esperienza della malattia che produce vuoti sempre più dolorosi e muore. E Gesù, vedete, viene condannato a morte per dar la vita. E la vita, vedete, non solo nel senso di un episodio, ma per tutti gli uomini dispersi, per tutti gli uomini che muoiono, per dimostrare quale vincolo di amicizia ormai è instaurato tra lui, nell'adempimento della sua missione in questo mondo, e ogni essere umano che in un modo o nell'altro, prima o poi, da una malattia a un incidente, è comunque condotto fino alla morte. L'amicizia di Gesù per Lazzaro è un'amicizia che vale tanto quanto addirittura viene deciso dalle autorità di Gerusalemme come una condanna a morte per lui. Gesù doveva morire, non per la nazione soltanto, ma per rimettere insieme, per riunire, raccogliere insieme tutti i figli di Dio. Caifa dice che deve morire solo lui. Vedete, è un modo di interpretare la morte come una condanna alla solitudine finale. La solitudine dell'uomo che muore. E la morte è la sanzione di una solitudine che separa quella creatura che finisce rispetto a tutte le relazioni nelle quali è stata coinvolta precedentemente. Ed invece vedete adesso, nella morte di ogni essere umano, la rivelazione di un rapporto di amicizia che instaura relazioni universali. Nessun uomo muore più solo dal momento che Gesù è l'amico di Lazzaro. La morte non è più una condanna alla solitudine senza rimedio. Perché per l'amicizia che lo lega a Lazzaro muore Gesù. E il suo modo di morire fa di quella morte di ogni essere umano che crepa in questo mondo una rivelazione dell'amicizia che è legame indissolubile con lui. Gesù è condannato a morte, poi ci sarà un seguito e, vedete qui l'amico dello sposo Giovanni Battista, qui Lazzaro, l'amico che muore.
Sullo sfondo di queste pagine una vicenda nella storia della salvezza che rimane, molti di voi se ne ricorderanno, come una raffigurazione emblematica di un rapporto d'amicizia. È il caso dell'amicizia tra Davide e Jonathan. Jonathan, figlio di Saul, sarebbe l'erede al trono. Davide, giovane scudiero in carriera, Davide emerge, Davide è una figura brillante e Saul a un certo momento, che è preso dalle sue patologie, perché Saul è ammalato, complesso di persecuzione, è un personaggio grande a suo modo, ma poveretto, poi nessuno gli ha insegnato il mestiere del sovrano, è un pioniere, deve fare tutto da solo, è smarrito, eppure ha certamente dimostrato delle capacità eccezionali, ma è ammalato, è incupito, e poi è preso da delle manie religiose, è superstizioso, e condanna a morte Davide. Davide deve scappare, ma l'amicizia tra Jonathan e Davide rimane intatta. E Jonathan è devotissimo nei confronti di Davide. Nel capitolo 23 del primo libro di Samuele, dopo che già da un po' di tempo Davide è in fuga, è costretto a spostarsi di luogo in luogo, di deserto in deserto, abita in luoghi impervi per sfuggire all'inseguimento. Conosce tante disavventure Davide in quel periodo, ed ecco Jonathan lo va a trovare e si espone direttamente a grave e severo rimprovero da parte del padre, ma lo va a trovare. È l'ultima volta che i due si incontrano. Capitolo 23, Davide sapeva, versetto 15, Davide sapeva che Saul era uscito a cercare la sua vita. Intanto Davide stava nel deserto di Zeffa, Corsa. Allora Jonathan, figlio di Saul, si alzò e andò da Davide a Corsa e ne rinvigorì il coraggio in Dio. Vedete, Jonathan incoraggia Davide. Poi gli disse: non temere, la mano di Saul, mio padre, non potrà raggiungerti, e tu regnerai su Israele mentre io sarò a te secondo. Sapete cosa gli dice? Tu devi crescere, io devo diminuire. Non sono io il Messia, l'unto, non sono io il discendente, sei tu. Già. Tu devi crescere, io devo diminuire. E anche Saul, mio padre, lo sa. Ed essi strinsero un patto davanti al Signore e Davide rimase a Corsa e Jonathan tornò a casa, non si incontrano più. Passa un po' di tempo Saul, tutto preso dalle sue manie, intraprende una campagna militare contro i Filistei, che è già programmaticamente un suicidio. Nel corso della battaglia, che è una sconfitta clamorosa per quelli di Israele, Saul si uccide, muoiono tutti i suoi figli, muore Jonathan. Capitolo primo, secondo libro di Samuele. La notizia viene riferita a Davide: è morto Saul ed è morto Jonathan. E qui nel capitolo primo del secondo libro di Samuele, il lamento di Davide per la morte di Saul e di Jonathan, il suo amico. E tra l'altro il testo che leggiamo qui in questo capitolo primo, anni addietro noi abbiamo letto il libro di Samuele. Gidio sa in che anno, in quale secolo, in quale. 2012. Ecco, nella nostra generazione, non è il secolo passato. Eravamo tutti nati. Ebbene, questo lamento è un testo antichissimo. Ci sono alcuni che sostengono che potrebbe risalire proprio a lui. Il lamento per la morte del suo amico. Davide piange. Ecco, perché sono caduti gli eroi. Versetto
25. In mezzo alla battaglia, Jonathan, per la tua morte io sento dolore, l'angoscia mi stringe per te, fratello mio Jonathan. Ieri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Perché sono caduti gli eroi? Sono periti quei fulmini di guerra. Vedete, sullo sfondo di queste pagine che adesso abbiamo intravisto, l'amicizia tra Davide e Jonathan. Nel primo e secondo libro di Samuele. L'amico dello sposo, Giovanni Battista. Ed ecco Jonathan che dice a Davide: tu devi crescere, tu sei chiamato a regnare, non io. L'amico per cui Gesù piange ed è pronto a morire. Ed ecco il pianto, il lamento, il cordoglio di Davide per la morte di Jonathan, suo amico. Vedete come, mentre procediamo nella lettura del secondo Giovanni, siamo anche in grado di, man mano, raccogliere e recuperare un'eredità che viene da lontano, la storia della salvezza, che viene man mano riletta, rimeditata e ricomposta, in vista di quello che adesso, nella seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, è l'ora. L'ora della gloria. Ed è in questo contesto che compare il discepolo amico. Le figure che abbiamo sommariamente tratteggiato sono orientate in questa direzione, verso quel che avviene nell'ora. E adesso, vedete, noi abbiamo a che fare con alcuni testi che vediamo di richiamare sempre in maniera molto sommaria, fermandoci poi su quello che mi sembra essenziale. Prendete il capitolo 13 del nostro Vangelo. Ecco, capitolo 13, leggo: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, questo è il Vangelo del Giovedì Santo. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenavano, è quello che succede durante l'ultima cena. E vedete che nel Vangelo secondo Giovanni, da questo momento, capitolo 13, fino a tutto il capitolo 17, 13, 14, 15, 16, 5 capitoli dedicati a quello che avviene nell'arco di poche ore, dal punto di vista cronometrico. 5 capitoli. Quello che avviene durante l'ultima cena. Da questo momento in poi la scena è quella. Fino a tutto il capitolo 17, poi col capitolo 18 escono dal luogo della cena e si trasferiscono nel giardino. Fatto sta che in queste pagine, che dal capitolo 13 ci porteranno poi fino al capitolo 21, fino al capitolo 17 nel cenacolo, capitoli 18 e 19, la passione e morte del Signore, capitoli 20 e 21, i Vangeli della Resurrezione. In queste pagine il discepolo amico del Signore compare 5 volte. 5. Vediamo di individuare i testi, poi ci fermiamo un momento e ripartiamo con maggiore lena. Primo testo. Capitolo 13, prendete il versetto 21, dopo la lavanda dei piedi, Gesù
sta conversando con i discepoli. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente, si è commosso profondamente anche dinanzi alla tomba di Lazzaro, si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Ecco il discepolo amico, anonimo. Si trovava a fianco di Gesù. E c'è Simon Pietro. Vedete che in queste pagine ci è dato modo di riscontrare una singolare, intesa, che è anche una singolare distinzione, ma intesa tra Simon Pietro, il discepolo ben identificato col suo nome, anagraficamente inconfondibile, Simon Pietro, e il discepolo amico, l'anonimo. Si muovono insieme, ma figure che per quanto siano così legate tra di loro in maniera da costituire una coppia, sono allo stesso tempo fortemente distinte tra di loro. Simon Pietro e il discepolo amico. Questo è il primo testo, adesso ne riparleremo. Il secondo testo, nel capitolo 18, quando Gesù ormai è stato arrestato ed è stato condotto nel palazzo del sommo sacerdote. C'è il versetto 15 che dice: intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Vedete, quest'altro discepolo non è nominato. È vero che qui non leggiamo esattamente il discepolo amico di Gesù, ma questa stretta vicinanza tra Simon Pietro e quest'altro discepolo ci aiuta a riconoscere la figura con cui abbiamo a che fare. E quest'altro discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote. Cosa vuol dire? Ha un'entratura, era conosciuto dal sommo sacerdote, perciò entrò con Gesù. Quest'altro discepolo è entrato con Gesù. Vicino a Gesù, così legato a Gesù, per cui è entrato laddove Gesù adesso davanti al sommo sacerdote viene processato, e Pietro si è fermato fuori, e poi il discepolo torna fuori e si tira dietro Pietro. L'altro discepolo conosciuto tornò fuori, parlò alla portinaia, fece entrare anche Pietro, quando poi Pietro rinnega. La pagina naturalmente esigerebbe un'attenzione meglio mirata, ma a me adesso interessa cogliere la presenza di quest'altro discepolo accanto a Simon Pietro, qui nel capitolo 18. Terzo testo, capitolo 19. Il terzo testo, rispetto ai cinque testi che io vi preannunciavo, è quello centrale. Ricostruisco così, vedete? Capitolo 13, capitolo 18, capitolo 19. Quello che avviene quando Gesù ormai è appeso alla croce. E versetto 25. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clefa e Maria di Magdala. E Gesù, allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Notate che in questo terzo testo, quello centrale, il discepolo amico
e da solo non c'è Simon Pietro, non c'è. C'è lui però, e ne riparleremo tra breve. Quarto testo, capitolo 20. Maria di Magdala è andata al sepolcro, è vuoto. Sepolcro è spalancato, hanno portato via il cadavere. E allora si reca da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Capitolo 20, versetto 2. E adesso Simon Pietro e il discepolo che Gesù amava si muovono. Anche qui c'è un problema, chi entra prima, chi entra dopo. Vedete, c'è un... chi entra prima, chi entra dopo. È entrato prima l'altro discepolo, si tira dietro Pietro. Qui si ferma il discepolo amico del Signore sull'ingresso del sepolcro e poi fa in modo che entri prima Pietro e poi, per così dire, gli chiude la via di uscita alle spalle. Adesso Pietro non può più scappare. Da dietro. Discepolo che... amico di Gesù, vide e credette. Silenzio, un'intuizione muta. Vide e credette. Il quinto testo, capitolo 21. Capitolo 21. Voi ricordate quello che succede. Un accenno e poi... ci fermiamo per ridare un po' di orientamento alla nostra corsa. Capitolo 21. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo. Capitolo 21, sto leggendo dall'inizio. Sul mare di Tiberiade, e si manifestò così. Discepoli vanno a pescare, sono sette. Notate, ci sono dei nomi, ci sono anche degli anonimi. Simon Pietro, Tommaso, Natanaele, i figli di Zebedeo e altri due. E vanno a pescare, non pescano niente durante quella notte. E Gesù sta sulla riva. E Gesù dalla riva chiede se hanno pescato. Dice no, una risposta piuttosto secca, brusca e in certo modo seccata proprio. E allora, versetto 6, Gesù dice: gettate la rete dalla parte destra e troverete. Gettarono, non potevano più tirarla su per grande quantità di pesci. Ecco il versetto 6. Allora quel discepolo che Gesù amava, l'amico, disse a Pietro, vedete sono insieme, gli sbiglia qualche cosa, gli parla in un orecchio, lo informa, gli dà un suggerimento, è il Signore. E Simon Pietro si butta in acqua e arriva alla sponda del lago, pane e pesce, aggiungete altro pesce, mangiano e sapevano bene che era il Signore, ma non ne parlano, in silenzio, questo banchetto così pacificato dopo l'avventura di quella notte di lavoro senza frutto l'esperienza delle reti ricolme di pesci, il tuffo di Pietro nel mare per cui giunge a nuoto a riva, come se fosse diventato anche lui un pesce, come gli altri che sguazzano nel mare. E quando ebbero mangiato, versetto 15, una conversazione. Gesù interroga Pietro per tre volte. Ma sei mio amico tu? Mi vuoi bene tu? E gli chiede, sei mio amico tu? Chiede a Simon Pietro. Una volta, due volte, tre volte ha rinnegato, tre volte gli chiede. E lui si schernisce come può e dice, ma tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai che io sono tuo amico, tu lo sai tu. E Gesù gli dice, guarda, sei incaricato
di una responsabilità pastorale nei confronti delle mie pecore, dei miei agnelli, e poi gli dice: guarda che il cammino del discepolato per cui tu mi seguirai ti porterà a un rifiuto che ha tutte le caratteristiche di un martirio, e questo gli disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio, versetto 19. E a questo punto Pietro si volta e vide che gli seguiva quel discepolo amico di Gesù. E lui, ecco, e lui, quel discepolo, vedete, che nella cena, sto leggendo nel capitolo 21, il versetto 20, si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Vedete che c'è un'esplicita connessione tra l'episodio nel capitolo 13 e questo nel capitolo 21. Quel discepolo che era a fianco di Gesù durante l'ultima cena, quando Gesù ha annunciato il tradimento, e questo discepolo al quale Pietro adesso rivolge la sua attenzione e chiede a Gesù: ma lui? Solo una corsa attraverso queste pagine. Fermiamoci qualche momento, perché adesso dobbiamo, si tratta soltanto di sondaggi molto così approssimativi, ma dobbiamo cogliere gli elementi essenziali di questa serie di segnali che costruiscono la figura del discepolo amico. Fermiamoci 5 minuti.